Ciao amiche, benvenute in questo nuovo video che apro così con questa panoramica culinaria. Perché ragazzi, oggi è martedì, io oggi sono in smart working, però poi domani sarò appunto in ufficio e se mi danno le ore di permesso sarò a danza per le prove generali, quindi dalle 3 fino praticamente a sera non sarò a casa. Allora ragazze, ho organizzato un pochettino i passi. Partiamo, andiamo con ordine. Per quanto riguarda oggi a pranzo ho preparato i fagioli, li ho lessati molto semplicemente, un pochettino di pomodoro, sedano, carota, poi un po' di aglio in polvere, curcuma e un filo di olio a crudo. E sale ovviamente, e li faremo con la pasta con una spolverata di formaggio pecorino. Poi io questa sera tornerò tardi, quindi spizzicherò qualcosa. Mio marito invece si cucinerà ciò che più gli andrà di fare. Per domani a pranzo ho preparato il grano saraceno con zucchine, melanzane fatte in padella e tonno e aglio in polvere. Questa è quella che mi porterò io in ufficio. Questa è la porzione di mio marito, che penso che magari poi qui, ragazze, ci potete anche mettere del formaggio Philadelphia oppure un pochettino di maionese. Per esempio, mio marito ha comprato la maionese il tartufo, secondo me ci metterà un pochettino di quella. O anche, che so, una salsa teriyaki. Potete anche, diciamo, impreziosirlo, rendere il gusto un po' più saporito, se proprio così non piace in questa maniera. E quindi per domani a pranzo ci sarà questo, che è un piatto unico, ci sono tutte le quantità sia di verdure che di proteine che di carboidrati. E poi invece per la cena io ho già preparato sempre questo condimento di finocchi e cipolla fatta al forno. Ragazze, questo fatto al forno con un cucchiaino d'olio. L'unica cosa, avrei dovuto tagliare un pochettino più spesse le fette di finocchio perché mi si sono un po' più bruciacchiate, però vabbè. Comunque io le ho assaggiate, sono buonissime, ragazze, vi assicuro che è un contorno delizioso, molto saporito. E ovviamente condito con un cucchiaio di olio per tutto questo. Queste sono due porzioni, sono 400 grammi di verdura. E condito tutto con un solo cucchiaino di olio in forno ventilato. E poi ho messo un po' di sale, aglio in polvere e origano. Mentre quindi questo sarà il contorno, diciamo, per secondo, io pensavo di andare a fare del merluzzo bollito oppure l'orata, però penso più merluzzo bollito, quindi quello poi lo farò domani stesso, magari mentre mi butto in doccia vado a lasciare il merluzzo che cuocia. E poi ho anche preparato l'altra porzione di bietoline che mi erano rimaste, quelle della Conad, e quindi le ho cucinate, comunque le sto facendo scolare e poi le vado a condire. Queste in realtà, diciamo, sono in più perché è già tutto prestabilito. Però magari si rimane con fame, si vuole qualcosina di più e comunque mi rimane come condimento o contorno per giovedì. Anche se sarò a casa, comunque ho sempre qualcosa di pronto. Ragazze, casa è tutta pulita. Questa mattina appunto mi sono dedicata alle pulizie di casa, ora devo soltanto un attimo rassettare, ma vi dicevo appunto ho cucinato, infatti c'è la cucina un disastro, però ragazze già casa è tutta bella pulita, tutta profumata e quindi adesso finalmente me la posso godere. Come vi dicevo sono smart, quindi ho fatto la spola tra computer, cucina e quant'altro, devo sistemare anche queste cose, mi butterei a letto e leggerei. Vi faccio vedere il nuovo libro che sto leggendo, sempre dello stesso scrittore Riccardo Bertoldi, che mi piace da morire, questo qua, Punto e a cuore. E poi, amiche, ve l'avevo fatto vedere l'altra volta, mi sa in qualche video l'avete intravisto. Mio marito ha fatto questa composizione di foto con me e Gray e l'abbiamo appesa in questa parete che è quella. Ora vi faccio vedere, è praticamente la parete dal mio lato, quindi quella frontale. Ora pian piano, ragazze, metteremo un pochettino di quadri, piano piano sistemiamo tutto. E io direi che mi sono meritata, ragazze, una bella, bellissima doccia. Ora mi vado a scegliere il bagnoschiuma, penso che utilizzerò il Monoi. Mi faccio questa bella doccia, mi devo fare anche lo shampoo.
E sono stanchissima, ragazze. Tra l'altro, aspetto il ciclo, quindi ho la pelle bruttissima. E volevo andare in piscina, però il tempo non è granché. E poi ho pensato che vorrei fare le cose un po' più di calma, con un po' più di calma, quindi mi faccio appunto questa bella doccia, lo shampoo, anche perché vi voglio fare vedere una cosa che mi è arrivata da un'azienda, che ringrazio tantissimo. L'ho già testata da un bel po' da un paio di settimane, se non erro, forse pure di più. E mi è piaciuta un sacco, è piaciuto un sacco anche a mio marito, scusate, devo sistemare quelle cose. È piaciuto un sacco anche a mio marito, quindi promosso, prodotto promossissimo e quindi ve lo voglio far vedere. Ragazze, questa è un po' che tengo della mia hair care routine, soprattutto metto termoprotettori, prodotti che vanno a proteggere il capello dal calore, a idratarlo. E poi ragazze, vi presento, eccolo qui, il nuovo arrivo della mia dolce casa. Ringrazio tantissimo l'azienda, vi metto il nome in sovraimpressione. Questo è il phon, è un phon bellissimo ragazze, ha come vedete due velocità e quattro temperature, quindi da quella più fredda a quella un pochettino più calda, a quella tiepida, a quella molto calda, che servono proprio a regolare in base alle proprie esigenze. Questo phon è una vera potenza, ragazze, ottimizza i risultati rispettando i capelli. È infatti un phon a ioni, ha oltre 150 milioni di ioni negativi che aiutano a ripristinare capelli lucenti, lisci e sani. Infatti fra un pochettino vedrete i risultati. I capelli risultano idratati perché proprio la presenza di questo gran numero di ioni sigilla le cuticole e riduce la carica elettrostatica, quindi andiamo anche a togliere l'effetto crespo. E infatti ragazze, fra un pochettino vedrete che cosa meravigliosa, capelli lucenti e sani. Tra l'altro il phon è dotato di un termostato che mantiene la temperatura costante e soprattutto ragazzi i risultati li vedrete dopo 2 settimane di utilizzo, anche se già dai primi utilizzi, come vedrete adesso, si noterà la differenza. Adesso vi lascio un attimo al risultato perché poi vi voglio dire qualche altra caratteristica in più di questo phon perché veramente merita. Intanto vi anticipo che c'è un codice sconto per voi. Qualora foste interessati ad acquistarlo, io vi invito comunque a visitare il sito, lo prendete su Amazon, quindi vi arriva anche subito e non pagate spese di spedizione. Date un'occhiata perché è veramente molto interessante e potete già vedere i risultati in queste prime immagini di asciugatura. Eccoci amiche, a parte che il phon asciuga in maniera molto veloce, capelli lunghi veramente in pochissimi minuti, ma guardate che spettacolo di risultato, ragazze. I capelli sono lisci, morbidi, lucenti e per niente crespi. E buon pranzo amiche, per oggi pasta e fagioli con una spolverata di pecorino che era rimasto, lo dovevamo consumare. Ragazze, veramente buonissima. Eccoci qui ragazze, questo è il risultato finale e ho passato la piastra, eh. Il risultato proprio finale dell'asciugatura l'avete visto. Ovviamente erano ancora gonfi perché li avevo appena finiti di asciugare. E quindi poi magari più in là vi faccio vedere dopo che li asciugo, magari il giorno dopo, tenuto conto che comunque in estate si sude un po' diverso. Però ragazzi, io di solito quando faccio la piastra subito dopo aver asciugato i capelli, in realtà insomma non mi vengono benissimo. Invece vedete che proprio non sono affatto crespi, sono belli lucidi e anche la piega insomma l'hanno presa subito. E quindi a me questo phon piace tantissimo per tutte le caratteristiche che avete ascoltato e anche vi devo dire per il design mi piace molto, anche questo fatto che sia molto leggero, col fatto che io ho i capelli lunghi ogni volta ad asciugare con la spazzola mi faceva, vi giuro, mi faceva male il braccio. E invece è molto leggero, la differenza si sente subito. E quindi anche questo, almeno dal mio punto di vista, per quanto mi riguarda, è stato un grossissimo punto a favore. Va bene, ragazze, io devo andare perché è tardi.
amica, vi voglio raccontare qualche cosa in più di questo fondo, vi voglio dare qualche altro dettaglio perché l'ho trovato veramente un ottimo prodotto e voi sapete quanto io tenga ai miei capelli, li curo tantissimo. Come vi dicevo, questo phon è un phon ad alta velocità, ha un motore appunto ad alta velocità, 3 volte più veloce degli asciugacapelli tradizionali. Tra l'altro ha un design a basso rumore, quindi non dà fastidio nelle ore di disturbo, è dotato di questa fascetta, sempre in questa plastica morbida, che è praticamente un avvolgicavo, quindi vi permetterà di tenere il phon in ordine senza cavi che vanno in giro. Ragazzi, il phon è veramente molto leggero, quindi anche per le lunghe asciugature non vi farà male il braccio, non risulterà pesante. È dotato di queste 2 testine interscambiabili, questi 2 accessori, il beccuccio, questo qui è il classico diffusore, ma la cosa bella è che è dotato di un ugello magnetico a 360 gradi, quindi come vedete queste 2 testine possono essere interscambiate molto agevolmente e la parte del beccuccio può essere direzionata con tanta facilità senza che si stacchi. Siamo a qualche giorno dopo, io sono in ufficio come potete vedere, passavo per un saluto, vi faccio solo vedere cosa mi ha portato, mi ha fatto questa mattina, nella tarda mattinata, mio marito, una sorpresa qui in ufficio, bellissima, e mi ha portato questa cosa che vi faccio vedere adesso. Io vi mando un bacione grande, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che siate contente di aver conosciuto questo nuovo prodotto. Io sono stata molto felice di averlo condiviso con voi perché lo trovo veramente un prodotto valido e quindi sono stata molto felice di farvelo conoscere. Spero che anche voi, insomma, apprezzerete. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi, eventualmente vi ricordo di utilizzare il mio codice sconto. Vi metto il link sotto al sito di Amazon e l'origine è il sito probabilmente vi si aprirà in tedesco, però basta andare nelle impostazioni della lingua e inserire italiano. Comunque è abbastanza semplice, oppure se cercate il nome che vi ho messo in sovraimpressione lo trovate, tanto lo riconoscete dal modello, e utilizzate il mio codice sconto, mi raccomando. Vi mando un bacione grande, vi lascio alle immagini della sorpresa bellissima di mio marito e ci vediamo al prossimo video. Se vi va vi aspetto nei commenti. Ciao amiche!